Ci arrivo? No. No, no, devo arrivare là. E quando ci arrivo sono realizzato ed è un loop. Questa penso sia mentalità vincente comunque. Allora, quello che ho avuto io è stato un po' un down fisiologico, perché per almeno un paio di mesi precedenti è sempre stato un focus, livello di attenzione altissimo, e stress altissimo. No, ti dico, ai semi c'era l'evento con i runner, quindi nella warm up non c'erano runner. Uno dice, ok, io devo correre dei chilometri, cosa faccio? Come mi attivo? Ci scrivono, reputi antisportivo il gesto a Pietrasanta Vai. dopo The Natural. Dopo è da natural. Ok, e allora me la fanno se, anzi, no, in realtà non è che me la fanno. Ragazzi, benvenuti nella parte 2. Parte Maestro, si 2. è sempre qui. Sempre Allora, noi. adesso entriamo un po' più nello specifico, parliamo un po' più di ciccia, gare, ci sono un po' di Ok. domande dopo che hanno fatto i ragazzi, con calma colleghiamo tutto. Rispondiamo a tutto. Rispondiamo a tutto. Allora, primissima Ecco la prima. domanda. Sì. Semifinals, Semifinals. quello che voglio Ovviamente non sapere. poteva mancare i semifinals. Allora, voglio sapere, poi ti lascio parlare, Sì. voglio sapere lì com'è stata la preparazione mentale. Ai semifinals, preparazione atletica in breve, ovviamente, senza regalare troppi spoiler. Come è andata lì e la preparazione lì? E poi parliamo del posto. Ok, allora la preparazione mentale, hai fatto bene a parlarne, è fondamentale. Quando vuoi performare ad alti livelli devi essere presente qua, devi essere sereno con la testa, perché altrimenti l'allenamento puoi farlo, ma non riesci a mettere l'intensità che serve ed è tutto poi una questione di intensità. È stato decisamente impegnativo. Io personalmente mi sono dedicato completamente. Nei mesi di preparazione semi non vedevo altro. Era da quando mi svegliavo, quando andavo a dormire, era tutto in funzione di quello. Ho trascurato, ahimè, tante cose, però no, era giusto fare così. Dovevo fare quello in quel momento. Era, non sono andato a cuore leggero. Era un appuntamento importante, non avevo aspettative. Questo credo mi abbia aiutato anche nell'affrontare un palcoscenico così importante, che dopo i CrossFit Games e al mondo l'appuntamento più importante sono proprio le semifinali. E sapevo che andavo là con l'obiettivo sincero di non fare ultimo, perché io comunque sia mi presentavo come passavano 60 persone in Europa, ero tipo 58esimo, mi sembra. Quindi in realtà sul gruppo di 30 persone di Amsterdam io entravo come 29esimo. E il mio obiettivo era migliorare anche solo una posizione. Poi ho migliorato di parecchie posizioni, quindi è andato veramente bene. E la preparazione mentale è stata tutto. Devo dire un grazie enorme, come una casa, al mio coach Alessandro Bianchini, che non si limitava a mandarmi in programma. Nel primo momento era pensato solo ed esclusivamente per me, ma mi scriveva tutti i giorni, ci sentivamo, mi chiedeva come stavo, e lui era a conoscenza di tutto quello che accadeva nella mia vita privata, quindi sapeva che determinate cose potevano essere un ostacolo alla preparazione per i semifinal. Ed è sempre stato presente e vicino. Non c'è stato un giorno che non si preoccupasse di come stessi. E questo è stato fondamentale. Arrivare al giorno dei semi con una serenità mentale elevata. Anche se purtroppo lui non è riuscito ad essere presente, perché in quei giorni è diventato papà. Quindi, per quanto possono essere importanti i semi, direi che la nascita della primogenita. La E bambina. Ok. decisamente sì, una bambina bellissima, e Auguroni. decisamente, è decisamente più importante. E nonostante fosse rimasto a casa, comunque sia, era lì con me. Quindi ad ogni workout lui era a fianco a me. Questo è importantissimo. Come ho gestito l'allenamento?
Doppia sessione, praticamente tutti i giorni, mi spaccavo la mattina, mi spaccavo la sera. Cioè, Punto. sì, esatto, era un dare al 100% ad ogni sessione. Avete lavorato su qualcosa di specifico? Magari su qualche tuo deficit? Sì, è stato tanto un lavoro sull'endurance. No, ok. L'endurance che è da sempre il mio punto più carente, su cui adesso è quello su cui ci concentriamo per la nuova stagione. E nonostante su Instagram pubblichi sempre solo roba di bilanciere, È più facile da è più facile, filmare, bravo. quello che dico Poi sempre. vedermi correre, vi posso garantire che non è interessante. Farmi fare cose con bilanciere veramente pesanti è più interessante. Però sto facendo veramente tanto lavoro di endurance e per colmare il gap che mi separa dagli altri atleti. E abbiamo lavorato tanto su quello. E il lavoro poi si è fatto. Ha fatto poi la differenza, perché poi comunque sia ad Amsterdam mi sono fatto notare. Cioè, nonostante arrivassi come ultimo, ho anche fatto dei bei workout, secondo me. Io mi ricordo subito, primo WOD, tu hai avuto Shuttle corsa Run e e Legless. È mamma mia, con la maglia viola mi stato. sembra, hai fatto il primo WOD di Pro Kampman, maglia viola con la La scritta maglia, oro, è vero, sì. È mi vero, avevo la sembra, maglia viola di Pro Kampman e avevo i pantaloni di un mio allievo che gioca nella eh? Samp, Ah. che me li ha regalati e gli ho detto: Gabri, li porterò ad Amsterdam e li metterò nel primo evento. Sì, è È stata stato. la gara, beh, sicuramente più importante, Sì, 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 ma sì, a sì, sì. livello di distanza, da dove abiti, è stata la più lontana? Io Ti direi di sì. Sì. mi ricordo anche il tuo viaggio dall'estero di Instagram, che hai preso 12 Mamma treni. mia, sì, Com'è è stata un'odissea. stato il arrivare lì? Anche a livello, immagino che più ti avvicini anche con lo scambio dei treni, più mentalizzi che dici, cazzo, sto andando ai semifinals. Allora, diciamo che sto andando ai semifinals, l'ho realizzato quando sono atterrato con l'aereo. Ah, ok. Perché fino a quando non sono salito e decollato è stato un continuo: Madonna, che caldo, sto pezzando la valigia, mi sono perso, sono a Nizza, non sono francese, dove devo andare? Oddio, oddio, oddio. Perché ho volato da Nizza ed è stato veramente un'odissea. Un'odissea perché comunque ero organizzato diversamente per andare ad Amsterdam. Poi è successo qualcosa i giorni precedenti, ho dovuto cambiare un po' i piani. Ok. E allora ho dovuto fare tantissimi step, quindi treno l'Albenga, cambio 20 miglia, arrivi a Nizza, cerca di capire come arrivare all'aeroporto, e prendi il tram, cambia linea, però poi alla fine, nonostante anche il mio senso d'orientamento, nulla, perché se quando viaggio io devo essere sempre in compagnia di qualcuno, perché altrimenti io mi perdo. Cioè, il mio pensiero era: ok, io sono salito su questo aereo, ma atterrerò effettivamente ad Amsterdam? Mi troverò ad Amsterdam? E poi sì, è andato tutto bene, quindi. E quando sono arrivato là, che mi sono visto con Harry e Benny, quando l'ho visto in aeroporto, ho detto: ok, Sono sono salvo. salvo e oh cavolo, ci sono i semi. E lì ho Ok. realizzato che effettivamente eravamo lì per spaccare un po' i culi. E E quando sei entrato nell'arena? quando sono entrato nell'arena che ho visto i miei idoli di sempre, mi viene in mente Gudmundsson, che nel 2014, quando ho iniziato, lui era già atleta Games. Io mi ricordo, ero andato a vedere l'Italian Throwdown nel 2014 a Ravenna. Io avevo appena iniziato a fare CrossFit, quindi ero super incistato, ero entusiasta di questa disciplina e mi ricorderò per sempre la hit finale, c'era Gudmundsson, Lucas Parker e Stefano Italiano. E io li guardavo come se fossero delle divinità, che sono ancora adesso decisamente. E da quel momento lì Gudmundsson è stato il mio idolo europeo, non italiano, perché il mio idolo italiano, posso dirlo, chi è ancora adesso. L'intervista è tua. Ok. Stefano Migliorini, io sono cresciuto guardando i video di Stefano Migliorini. Penso un po' tutti. Anzi, poi io non glielo ho detto perché comunque sia, mi faccio un po' gli affaracci miei, ma
aver fatto i quarter final. Sì, questo ne abbiamo parlato noi, ma non l'abbiamo detto prima. Esattamente. Io i quarter final, quindi la fase precedente, semi, l'ho svolta a Milano, a Reebok CrossFit Officine, da Ernest Briganti, che è stato gentilissimo a invitarmi, nel senso, no, ad accettare il mio autoinvito, che l'ho sentito io, ho detto: Ernest, non è che posso venire a fare queste cose da voi? Sì, è stato gentilissimo, mi ha accettato come se fossi un atleta suo, e comunque sia, io guardavo a fianco a Stefano, io lì che lo guardavo tipo occhio a cuoricino, e è stato bellissimo, è stato davvero davvero bellissimo. Comunque sia, dicevo, essere ad Amsterdam, ovunque ti giravi, vedevi, ma io lì lo seguo su Instagram, ma quello, gli metto mi piace tutti i giorni, e sono qua perché mi sono qualificato, nessuno mi ha regalato niente, e gareggio lì con gareggio loro. con loro, ed è stata veramente bello. Comunque sia, prende un po' senso e valore anche tutta la fatica fatta in allenamento, perché io ho un grandissimo difetto, che è quello di non essere mai, mai, mai soddisfatto. Nella vita come nell'allenamento. Che può essere un pregio, eh? Allora, può essere un pregio, dipende un po' come viene vissuto, Certo. e sicuramente è uno stimolo a fare sempre meglio. Però io da sempre, anche nel CrossFit, dico, voglio arrivare fino a qui. Okay? E so che quando arrivo qua sono realizzato, ci arrivo, dico no, 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 io devo arrivare fino a qui, e quando arriverò qua sarò realizzato, ci arrivo, no, 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 devo arrivare là, e quando ci arrivo sarò realizzato, ed è un loop. Questa penso sia mentalità vincente comunque. Questo è il mio pensiero, era una volta ai quarter final, se mi qualifico semi, basta, sono arrivato. Io sono arrivato ad Amsterdam, ho fatto 3 giorni di gara distruttiva, sono tornato indietro, mi sono seduto e ho pensato, no, io voglio tornare ai semifinal. E allora poi forse mi sentirò arrivato. Quindi è un continuo inseguire, è un continuo inseguire. Ed è Bello. questo, credo, che ti dia la motivazione ad avere sempre stimoli, ad avere sempre gli occhi della tigre, e questo è importante. Bello, bellissimo, bellissima ideologia. Invece una volta entrato in campo gara, tu come atleta sei paraocchi, vedi solo il tuo, o riesci a capire dove sei, che è a fianco, mentre vuoti? Allora, l'avere paraocchi è importante. È importante perché spesso si fa l'errore di farsi trascinare dal pace dell'avversario, oppure che ti venga l'ansia di dire cavolo sono indietro, oppure lui si sta muovendo bene. Questo per esperienza mia personale è sbagliato. Bisogna avere il paraocchi, l'ho capito con gli anni, con l'esperienza Certo. di gara. Al countdown 3-2-1 devi avere il paraocchi, devi conoscerti come atleta, devi sapere il pace che tu riesci a tenere, devi avere una strategia, e una volta che sei in campo gara, attenerti a quella strategia. Il rischio di guardare gli altri atleti può portare all'errore, può portare all'errore, Distrarti. distrarti, esattamente. Che questo non vuol dire che effettivamente sei solo te e gli altri chissà cosa fanno, perché anche a seconda del tipo di workout, ogni tanto preoccuparsi di cosa stanno facendo gli avversari è importante proprio alla fine della strategia. Però devi spegnere tutto e concentrarti sul tuo. Perlomeno questa è la strategia che tendo ad adottare io. È andato tutto secondo i piani? È andato tutto secondo i piani, tranne direi l'evento di forza. L'evento di forza che doveva essere proprio il mio exploit, e diciamo ho avuto poca fiducia in me stesso. Ok, parliamo del complex. Parliamo del complex, Quanti chili? esatto. Allora, io ho terminato in terza prova con 140 kg, Ok. un po' too easy, riguardando anche il video effettivamente
Effettivamente sì. Potevi azzardare un po' di più. Eh sì, perché comunque sia a 140 ho giocato in power, il jack alla fine è stato abbastanza facile, ovviamente senza cintura baby, ero Arriviamo l'unico senza anche a cintura quello. e arriveremo poi anche a spiegare senza cintura baby. E col senno di poi sarei entrato decisamente più pesante con Ok. il complex e avrei provato decisamente un peso più alto perché comunque sia, cioè quello è il mio punto forte. E diciamo che non ho voluto rischiare. Che anche questa è comunque una strategia. Allora, sì, però col senno di poi non avrebbe avuto senso non rischiare, perché comunque non avevo nessuna possibilità di passare nei primi 5 e qualificarmi. Quindi Ok. avrei dovuto. Forse mi è mancato un dai cazzo Agu, cosa fai con 130 kg? Cosa entri con così leggero? Entra con più peso, però va bene così. Per Sarà per la prossima. la prossima, ovviamente. L'hai riprovato? In realtà no. Oh. In realtà no. Quindi rimarrà lì il pallino, Rimarrà lì. se potevi fare di più. Ok. Sì, ma sicuramente faccio di più. Va bene, tutti i semifinals vanno bene comunque. È uscito da lì, cosa cambia nella tua testa? Uscite dai semifinal? Nei giorni dopo, ovviamente, ho visto che vi siete svagati un po', vi siete rilassati. Una volta tornato qui a casa, dove ritorni nella tua zona di comfort, cosa cambia? Allora, quello che ho avuto io è stato un po' un down fisiologico, perché per almeno un paio di mesi precedenti è sempre stato un focus, livello di attenzione altissimo, stress altissimo, e una volta terminato tutto il ciclo, quindi arrivi nel semifinal, ti siedi e finalmente fai... Quindi tutta la tensione accumulata e realizzi che quello che doveva essere fatto è stato fatto. Il dovere è stato compiuto, quindi mi sono un po' rilassato. Ok. La consapevolezza di essere stato lì perché nessuno mi ha regalato niente e perché ci sono arrivato soltanto con le mie forze, le forze del mio team, del mio allenatore e di chi in quel momento mi è stato davvero vicino. Quindi sicuramente consapevolezza di valere come atleta e di sapere di essere arrivato a determinati livelli. Questo sì. Per quanto riguarda poi un altro aspetto è il fatto che io non mi lamenterò mai più di gare italiane dopo essere stato lì, perché comunque sia anche ai semifinal, parlando di logistica che è stata Certo. impeccabile e quant'altro, parlando di area warm-up, Ok. io dopo aver vissuto l'area warm-up di Amsterdam non mi potrò mai più lamentare delle aree warm-up italiane, perché uno dice ok, 6 semi, batteri da 10. C'è la sandbag nel workout, ci sarà una sandbag per persona in batteria, in zona warm-up. No, ce n'era una e veniva stuprata a turno da tutti No. e diciamo che la grande lamentela che viene sempre elevata nelle gare italiane, un po' magari warm-up carente, mancanza di attrezzatura. Però di fatto è così, cioè se hai semi è così, punto, cioè ci si adatta, quindi diciamo un po' spirito di adattamento, che è No, non una lo sapevo. cavolata, però comunque sia è un aspetto che vedo ricevere sempre tantissime critiche, il discorso della warm up è sempre oggetto di recensione post gara, Ok. ti dico. Ai semi c'era l'evento con i runner, in una warm up non c'erano runner. Uno dice, ok, io devo correre dei chilometri, cosa faccio? Come mi attivo? E dove si è andati? Lì. Lì, in senso, Ma pensate. bicicletta, quant'altro. E nessuno si è lamentato, Ah. ma perché giustamente sì, siamo tutti sulla stessa barca è stato così. Quindi questa è stata un po' Non lo la sapevo. curiosità del dire, ok, però
E così, punto. Infatti, non mi lamenterò mai più di una warm-up di una gara Non me lo italiana. sarei mai aspettato perché, cioè, comunque vedendo una struttura del genere, mi immagino anche un budget molto grosso per attrezzare tutto. È quello che credevo anch'io, però gara perfetta, eh? Cioè hanno Sì, no, spaccato il certo. secondo, cioè ti dicevano alle 13 e 38 e 27 secondi sei sul floor gara, alle 13 eri, partiva il timer. Però eravate anche E tante, quindi eravamo, tra tutti, tutti, sì, tutti. corpo giudicante perfetto, imparziale, diciamo che... Oddio, imparziale. Ecco. Parliamone. Comunque sia, beh, i giudici sono esseri umani anche loro e diciamo che magari l'ansia di giudicare qualche atleta blasonato c'è stata anche da parte loro. Ok. Soprattutto nell'evento di forza, magari diciamo che qualche atleta, senza fare nomi, internazionale, donna, è riuscita a portarsi a casa un complex e che prevedeva due front squat senza fare due front squat. Quindi non è mai scesa in buca, non è mai stato fatto uno squat Ah, da parte di non l'ho questa vista. atleta, però diciamo che il giudice era lì che pensava, ok, se le do no rep, le faccio perdere la qualificazione ai Games, quindi è meglio che faccio così, lei si fa il complex e procede. Sì. Dopo me lo dici chi è, così Ok. me lo vado a vedere. Sì. Cazzo, e non è uscito come scandalo? Allora, io non ho visto video e scandali, ma così come non sono stati scandali oltreoceano, sempre Ok. per quanto riguarda il complex, diciamo che sono stati molto di manica larga. È giusto, sbagliato, non lo so, io credo che l'importante è che all'interno della stessa competizione venga mantenuto un po' lo stesso standard per tutti gli Certo. atleti, quindi... Se c'è il giudice un po' rompipalle, deve essere rompipalle per Certo, tutti. Cioè il non solo giudice, su un atleta. esatto. Cosa che su di me, cioè non riporto casi di questo tipo. Cioè io ai semifinal mi sono preso le mie rep, quelle che devo prendermi. Su di me non ho vissuto ingiustizie di questo tipo. Ad esempio invece la Jasmine, mi ricordo il primo evento, ha subito un po' un'ingiustizia per quanto riguarda il touch della Ah, legless e in quel ok. workout lì perdere una legless E lì perdi il è workout. per di workout. Lei è stata davvero, dico sfortunata perché è stata sfortunata. Però lì, cioè, purtroppo accetti anche questo, se il giudice ti fa così... Quello Il giudice ti ha fatto così, non puoi contestare. E anche per un discorso di sportività, io odio l'atleta che si dimostra, diciamo, io dico poco sportivo, inizia a commentare, a alzare la pare che voce nei perdi confronti. A tempo. parte questo, a parte esatto che perdi tempo. Però, cioè, il giudice in quel momento non ti fa né un piacere né un dispiacere, lui si limita a giudicarti. E è il tuo dovere di atleta fare in modo di rispettare lo standard nel momento più chiaro possibile. Poi l'errore umano capita, i giudici non sono macchine e sicuramente l'errore ci può stare, fa anche parte del gioco, però se si è sportivi purtroppo si mette in conto anche questo. Purtroppo sì. Capitano. Allora, tu mi hai detto, parole tue, Sì. che dopo i semifinals ti sei rilassato. Mi sono rilassato, sì. Non ti sei allenato quindi per un tot. Allora, Mi ricordo qualche stories. sì, allora per almeno una settimana non ho toccato un peso, Niente. niente, forse anche due. Ok. Forse anche 2 settimane, adesso non mi Però ricordo. tanto rilassato non è perché poi, visto che ci sei dato dentro con le gare. Sì, Cos'hai esatto. fatto? Allora, la prima gara è stata il Southern Warrior, mi sembra, sì. Non ho fatto talmente tante, però no, ho Sì, fatto il perché Pietrasanta è Southern. stata Ah, esatto, molto prima. Pietrasanta. Prima Ah, sì, è vero, no. semifinale a Pietrasanta, è stata Sì, aprile. è stata prima e mi pare tipo 3 settimane prima. Ho fatto una gara anche la settimana prima di andare...
La old school. la old fast. La old fast, scusa. Che, E ho vinto anche. piccolo, piccola parentesi, tu hai provato un WOD dei semifinals Ah sì. mentre dovevi riposare tra un Esatto, workout e sì. l'altro. Cioè nella mia follia sono la mattina, guardavo il pomeriggio Sì. nella Old Fast. La mattina era uscito il workout dei semi, mi sono portato nella warm-up e ho provato il workout, che tra l'altro è stato il workout, penso, più duro dei semifinal. Quello chest to bar, thruster, burpees, box jump over, a intervalli di lavoro, a finestre di lavoro. È stato, penso, il workout più brutto della mia vita. Io un malessere così non lo proverò mai più, e l'ho provato quella mattina nell'area warm up della Old Fast, giusto per non farmi mancare nulla. E così è E stato. Poi così è stato. mi ricollego a quello con una domanda che ci hanno fatto. Sì. Quindi hai fatto All Fast niente, perché poi sono stato in semifinals. Sauter, a Souder. A quanto ti ricordi? quanto mi ricordo, sì. Quanto mi ricordo anch'io, mi sembra Se no, solo quello. di Souder, sì. Come sono andati? Cioè, quanto è passato, scusa, dai semifinals ai Sauter? Un mese e mezzo. Ah, ok. Un mese e mezzo. Beh, neanche così tanto poi. No, perché per 2 settimane sono stato fermo, poi ho ripreso un attimo. È stato difficile riprendere. È stato difficile, sì. Più a livello mentale o a livello fisico? Io ti direi a livello mentale, perché Ok. non c'era il fisico. Ok, correlato. Sì, perché comunque sia, premi tanto sull'acceleratore, quindi vuoi performare a tutti i costi e raggiungi il tuo 100%. Nel momento in cui ovviamente non sei più al 100%, perché non puoi essere al 100% tutto l'anno, ti rendi conto che magari sei al 90%, 85%, allora ti scatta qualcosa qua dentro e ti dice: non valgo più quello che Ok. valevo qualche settimana fa, qualche mese fa. E per come sono fatto io, che non sono mai soddisfatto, diciamo che è stato più lo stress mentale che fisico, Ok. il voler performare con i ricordi di una performance che non c'era più. Ed è po' questo il problema di quando rallento un po' il ritmo, come sta capitando un po' adesso che sono a cavallo tra la stagione 2022-2023. Gli obiettivi sono lì. Ok, focus chiaro per l'anno prossimo, ovviamente, e c'è un periodo in cui adesso veramente molto tranquillo. Dopo il piede, cioè non solo l'ho levato dall'acceleratore, lo sto un po' mettendo sul freno, Ok. è giusto così. Ok. È giusto così. Quindi Southern. Il Sauder, allora, è stata una gara difficile, perché io odio il nuoto. Ok. Io non sono nato per nuotare, però ovviamente sa che se partecipi a Sauder il nuoto c'è, e anche tanto, perché quest'anno erano 750 metri di nuoto in acque libere, mare. E 750 metri è Mazzata. un'eternità, soprattutto se come me schiaffi l'acqua e non sei capace a nuotare. Ed era il primo workout, sono uscito per ultimo dall'acqua, sono stato il più scadente nell'acqua, me l'aspettavo. Fortunatamente ho ripreso tantissimo sulla corsa, perché sulla corsa ci ho lavorato e sul nuoto sto lavorando adesso. Sto prendendo lezioni private, quindi sappiate che l'anno prossimo anche il nuoto non sarà più una mia weakness, sto migliorando tanto. E quindi dopo il primo event ero proprio in fondo alla classifica. Non ero in fondo perché la corsa mi ha salvato, però ero, cioè, per vedere Gesso, ma dov'è Gesso? Ma non c'è Sauder, dovevi scorrere mezz'ora per trovarmi. Eravate tanti? Eravamo una quarantina, cinquantina. Tanti. Tre Sì, no, comunque eravamo tanti. giorni di gara. Come Tre giorni di gara, è finita? 7:20. 7 Mazza. event, 7:20, e nonostante questa bruttissima partenza, poi ho fatto podio e ho sfiorato anche il secondo posto, quindi è stata una rincorsa al podio. Vabbè, dai, soddisfazione anche quella, cazzo, non può esserti fatto i Sì, semifinals. no, 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 soddisfazioni comunque sì, vabbè, fuori dall'acqua nessuna pietà, quindi so di valere, e l'acqua non è il mio elemento. Senza cintura, neanche lì, Senza perché c'era un cintura, complex. sì, c'era un complex abbastanza facile perché era di clean, infatti poi io ho detto: morra, morra,
Cioè, 150 kg di clean, ormai ce l'hanno tutti, non puoi farmi terminare un ladder di clean a 150. E è stato bello, c'è stato un po' di show, un po' di spettacolo anche lì. Che mi non piace, fa mai male. Non fa mai male, mi piace sempre, sono un po' il tipo da alto profilo, però è stato interessante. Allora, visto che mi hai lanciato il sassolino, c'è stato un po' di show. Sì. Io ho letto un po' di domande che ci hanno fatto. Ok, iniziamo. Allora, la prima domanda. Vai. Che te la faccio e poi voglio un attimo rispondere, voglio mettere, voglio spiegare una cosa. Sì. Ci scrivono, reputi antisportivo il gesto Pietrasanta, quello dello snatch immagino. Ok. Deadlift. Ma la domanda a te? No, no, a te, a te. Ok, reputo antisportivo il gesto che hai fatto a Pietrasanta? Ok. Prima che tu risponda a questa domanda, sì. Io immagino che comunque ne stavamo parlando prima, sui social sei una persona, di persona sei un'altra persona, quindi sì. Sui social o ti amano o ti odiano. Un gesto fatto a Pietrasanta, perché chi c'era se lo ricorda, okay. Ti può far amare da alcune persone e odiare da altre. Sì. Io ho sentito un po' entrambe le campane e io posso dire che io ti ho conosciuto agli Open, c'è anche il video, e quando ti ho fatto l'intervista agli Open, a te e ad Ale, al posto di commentare la tua performance, che sei andato molto bene, hai elogiato gli altri. E questa cosa mi è rimasta super impressa. Ho detto, cazzo, ha il suo spazio di visibilità per parlare di se stesso e invece parlano degli altri. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo. E volevo dirlo perché comunque molte persone vedono magari un Augusto Gesso solo quando fa determinate cose, che lancia la cintura, che mangia le crostatine, e quindi volevo elogiarti per questa cosa. Detto questo, sì. Non è una paraculata perché comunque... Okay. No, no, certo, beh, è successo. Te lo volevo dire? Sì. Cos'è successo, Pietro Sandro? Io l'ho vista. Ok, allora, raccontiamo un attimo per chi non c'era. Era un ladder di snatch. Quindi hanno 8 postazioni, sì, o 10 postazioni, 8, 10. Adesso non mi ricordo, lavoro EMOM, 45 secondi per fare la lift, 15 secondi di passaggio alla postazione successiva. E dovevi fare un'alzata di snatch, power, squat, quello che era, e come tie break, una volta raggiunta l'ultima postazione, oppure il tuo, quello che pensavi fosse il tuo ultimo carico, nel tempo restante dopo l'alzata dovevi fare più deadlift possibile per evitare lo spareggio. E io essendo avendo vinto le qualifiche, quindi ero primo, sono entrato per ultimo nel ciclo di alzate, quindi conoscevo gli score di tutti quelli davanti a me. E quel workout lì ce la siamo giocata in 3, e tutti e 3 fortissimi con i bilancieri, e non è stato scontato assolutamente il risultato, perché si parlava di Andrea Ferrero e di Luca Caresani. Mm. Quindi a livello italiano con i bilancieri non mi vengono in momento altri nomi più forti di loro. In quella gara sì, 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 voi tre potete essere. Forse davvero... Canendoli è arrivato all'ultimo ma non l'ha chiuso. Mi sembra che non l'ha chiuso, no, l'ha droppato avanti. Più ragazzi sono arrivati al 120 di snatch. Sì. Mi sembra di sì. Ah, il ragazzo di BHT che è di Milano. Matteo Pinazzi, anche lui. Esatto. E poi forse ancora un altro ragazzo, adesso non mi ricordo. Vabbè, comunque. Però sì, poi ci siamo giocata con il tie break, sì. I deadlift. Ultimo snatch a 120 kg. Ultimo snatch a 120 kg, anche lì leggero, secondo me possiamo fare qualcosa in più. E conoscevo i score. E ti mancavano tipo 28 deadlift. Allora sì, mi pare che forse in quel momento Luca avesse un vantaggio su Andrea di una reps, forse aveva, non mi ricordo. Sì, tipo 29 deadlift fatti. Io sapevo che dovevo farne almeno 30 per vincere l'evento. E allora 3-2-1, boom, subito in mezzo secondo ho fatto lo snatch a 120 kg, butto giù il bilanciere e inizio a fare deadlift. E sentivo lo speaker che mi annunciava quanti secondi mancassero. Mancavano ancora tipo 10 secondi e avevo raggiunto le 29 ripetizioni. A 29 ripetizioni mi sono fermato, ho dato un po' un'occhiata al pubblico
E poi sono ripartito, ho fatto un'altra manciata di ripetizioni, come per dire, tutto qui, non lo reputo, Lo sì, show. È lo show, fa show, parte del gioco. il gesto antisportivo per me è un altro, per Ok. me si parla di antisportivo quando schernisci l'avversario. Ok. E con cattiveria o comunque sia per far vedere che tu sei superiore a lui, ma non nel workout, al di fuori del workout. Perché schernire l'avversario durante il workout, è qualcosa di impensabile. Cioè, Sì, non penso sia mai successo. spero non succederà mai, parlando sempre di sportività. Per quanto riguarda questo gesto qua, io penso, fossi stato nel pubblico, ne avrei voluti vedere altri. Perché comunque sia la gente va a vedere le gare anche per questo. Certo. Cioè, vuole lo show. Certo. Così come è successo poi Southern, sempre al complex di Clean. Aveva la stessa dinamica. Un'alzata di Clean, AMRAP, deadlift. Ok. E anche lì c'è stato un po' di show, però io penso che la gente voglia vedere questo. Lo penso anch'io, infatti neanche io lo reputo antisportivo, anche perché sono cose che già si vedono raramente, quindi ogni tanto ci sta anche un po' di mettere quel piccante Sì, in mezzo alla certo. competizione, ma non penso neanche per gli altri, i ragazzi che sono arrivati alla fine, che l'abbiano reputato così antisportivo. Ma io ora tutto avrei pensato tranne che ricevere un antisportivo, ecco, sinceramente non, anche perché, no, ripeto, l'antisportivo per me è uno È schernire un'altra o cosa, è proprio un'altra tutt'altra cosa. cosa, oppure esultare in malo modo. Ok. Tutto il resto per me è show. Ok, ci sta. Andiamo avanti con le Vai. domande. Allora, vediamo un po' cosa ti dicono. Pensi di essere all'apice del tuo massimo potenziale? Allora, penso di aver raggiunto il mio massimo potenziale ad oggi. Ok. Vuol dire che sicuramente quest'anno, non sono mai stato in forma come quest'anno, ma l'anno prossimo ho intenzione di salire ancora un po'. Sempre per quel discorso che non ti accontenti mai, che Esattamente, secondo me è bravissimo. la mentalità fantastica, perché sennò uno si sente arrivato e più di quello non migliora, Esattamente, mentre gli altri vanno avanti. esattamente, Penso che bravissimo. questa sia proprio la mentalità basica da atleta, che Esatto, ogni la atleta deve avere. consapevolezza comunque l'anno prossimo, sono già 30 anni, la performance statisticamente può ancora migliorare, Ok. superati i 30 poi sarà un discorso di mantenere, quindi se tutto va bene l'anno prossimo sarà l'anno in cui sarò più in forma di sempre. Anche se poi penserò l'anno prossimo che il 31 sarà e poi 32, 33 e Fino finirà così. andiamo Eh avanti. sì, finirà così, finirà così. Ok, allora, cos'è andato storto alle semifinals? Cos'è andato storto ai semifinals? Secondo te, ci chiedono. Ok, parliamo di performance sportive, Sì, penso direi. proprio di sì. Cos'è andato storto? In Se è realtà, andato storto qualcosa, anche perché non. io direi soltanto il complex. Il complex che sono partito veramente troppo lightweight, baby. Direi solo quello, non ho usato nel complex. Tutto il resto è andato. Ah, la finale, direi. Allora, io non so se si sa, io ho partecipato a semifinal con una lesione alla spalla destra. Ah, non lo Avevo una sapevo. lesione sovraspinato, mi portavo dietro da dicembre. E ovviamente mi ha un po' condizionato. Adesso ho risolto tutto, però mi ha un po' condizionato ovviamente la preparazione. Non riuscivo a fare movimenti di overhead se non con tanto dolore Ok. e movimenti di spinta. Quindi handstand push-up per me era, cioè non li praticavo, non li facevo. Infatti il quarter final, quando è uscito l'evento proprio di handstand push-up, l'ho fatto così e è andato comunque sia bene. Però il dolore è stato fortissimo, cioè ho partecipato sotto antidolorifici perché non riuscivo a fare determinate cose, ma è andata abbastanza bene perché non c'erano movimenti che mi mettevano in crisi, se non appunto in finale che c'erano quei 10 overhead squat a 100 kg che per come sono fatto io sono leggeri,
per me lì mi hanno messo in crisi, non sono riuscito a completare il workout perché la spalla ha smesso di stare su, non stava più su. Ok. Quindi l'unica cosa direi l'evento di forza e quei maledetti overhead. Che vabbè, non è stato un problema tuo, ma comunque è un problema del Sì, avevo fisico. questa lesione. Passata? Passata, sì. Ok, Ho passata. risolto la causa. Ok, meno male. Allora, queste toste, Vai. eh? Ti senti in grado il prossimo anno di qualificarti per i Games? Per i Games, allora, non nego che comunque sia il pensiero uno se lo fa, perché Ovviamente. uno dice, sai, punti alla luna, ma che vada, è camminato tra le stelle, si dice così, no? E il pensiero uno se lo fa, la consapevolezza è quella di essere comunque sia una goccia nell'oceano, sono tantissimi atleti, tanti emergenti, tanti giovani e il livello è altissimo. Ogni anno sempre di Ogni più. anno sempre di più. Diciamo che la qualifica ai Games è un sogno che però è lì, ce lo visualizzo tutti i giorni. Mi dà anche la forza di poi affrontare i workout e la motivazione. Quindi ti dico, piedi per terra è dura. E il sogno di andare in America, cioè, non lo nego, non è un peccato di superbia o quant'altro, però come tutti quelli che puntano i semi, si va lì non per fare presenza, ma per strappare un ticket per l'America. Quindi quello che posso dire è che farò tutto, faremo tutto il possibile per presentarsi là. Il possibile verrà fatto. E ci fermiamo qua. Va bene. Non diamo altre scaramanzie e tutto. Vedremo. Vedremo, esattamente. Vedremo Vedremo. tutto. Allora, ultime due domande. Vai. Discorso senza cintura. Quanto Senza cintura. ha senso privarsene ad alti carichi, anche se si è molto forti? E Allora. poi da dove nasce il senza cintura, baby? Ok, allora, ha senso come no? Nel senso io non demonizzo la cintura, cioè questo deve essere chiaro. Ovviamente si fa per Si fa scherzare. per scherzare, esattamente. Il discorso qual è che, essendo, cioè come coach, quindi ho a che fare con tanti allievi che magari vedono fare cose da altri atleti di livello più alto e vogliono emulare, tra cui l'utilizzo della cintura. E c'è un errore di fondo sul perché viene utilizzata la cintura. Tutti pensano che okay, mi metto sta cintura a livello ombelicale, boh, ma la cintura mi sorregge la schiena, quindi io posso anche stare floscio, tanto ci pensa la cintura. E in realtà non è così. Quindi la cintura non viene utilizzata nel modo corretto. La cintura serve semplicemente ad aumentare la sensazione di pressione intra-addominale, cioè la pressione proprio interna dovuta alla manovra di Valsalva. Quindi quando solleviamo carichi, che siamo in apnea, quindi facciamo una espirazione a glottide chiusa, la manovra di Valsalva appunto, serve a incrementare la pressione intra-addominale e questa pressione sorregge la colonna. La cintura, andando a stringere, ti aiuta nella sensazione di creare questa pressione intra-addominale. Se tu non crei pressione intraaddominale con questa espirazione forzata, la cintura va soltanto a bloccarti il diaframma e viene utilizzata in malo modo. Allora la gente carica, carica, carica sul bilanciere, si mette la cintura pensando che faccia tutto lei e poi la vedi squattare, fare deadlift con forme assurde, senza tensione di core o midline. E allora da lì ho iniziato a lanciare un po' questo hashtag senza cintura baby per far vedere che è possibile fare carichi senza cintura, perché non è la cintura che Che ti alza il ti alza il bilanciere, certo. bilanciere, ma è l'impostazione, cioè la consapevolezza del tuo corpo. Io non ho bisogno di una cintura perché ho tanta consapevolezza da questo punto di vista e riesco ad avere una midline forte. Riesco a lavorare bene con la manovra di Valsalva senza questo aiuto esterno. Poi diciamo che mi sono permesso di poter fare questo hashtag perché comunque sia ho determinati carichi, quindi è il quarter final. È nato del quarter final, direi, senza cintura baby, quando ho fatto quei 170 kg di clean senza cintura appunto,
E allora così di punto in bianco mi è venuto da lanciare questo. E non è un messaggio di non usare la cintura, ma usatela con consapevolezza. Cioè, la cintura serve a questo. Non è la cintura che ti sorregge. Bello, bel messaggio. Questo è importante Bel perché messaggio. non è questo. Ok, e anche questo è stato È stato svelato. svelato. Allora, qui vi fa l'ultima domanda. Vai. Dopo Dope do natural. è non natural. Ok. E allora me la fanno se, anzi, no, in realtà non è che me la fanno. Fanno per vie traverse? Esatto, Come perché tutti. cioè, Vabbè, comunque sia, non ti verranno ma mai a dire, ma. figurati. Beh, immagino dato anche dalla stazza e da tutto. Sì, allora è il discorso che dall'altra parte l'ho sempre pensato anch'io di atleti che arrivavano. Ho detto no, ma quello ha raggiunto determinati livelli, quindi per forza è dopato. No, quello con la forma fisica, quindi per forza è dopato. E infatti non mi arrabbio neanche più quando vengono lanciate accuse di questo tipo. Nel senso, sì, ma tanto Jess è dopato perché mangia le crostatine, è comunque sia al 5% di grasso, Cor di fa mela. 170 kg clean, però la gente poi non vede cosa faccio durante il giorno. Certo. Sacrifici, Che allena doppia sacrifici, sessione. esattamente, io comunque sia quello che mangio è tutto calibrato. Cioè io a Certo. fine giornata ho 8 grammi di carbo, di grassi, di proteine e i miei allenamenti vengono svolti, cioè faccio cose che molti non... Molti di quelli che mi accusano di questo non riuscirebbero a fare per un discorso di intensità o quant'altro. Detto questo, però vorrei lanciare un messaggio sul doping. Cioè, il doping, ragazzi, fa schifo. Cioè, il doping non deve esistere. Laddove c'è sport, non può, non deve esistere il doping. Io demonizzo sempre questo. Non riuscirò mai a vedere di buon occhio atleti che hanno fatto uso di doping. Ok. Per me, se fai uso di doping, sei un baro. Io che sono sportivo dentro, se sei un baro, non sei un atleta. Per piacere, levati dal mondo delle competizioni. Il doping fa schifo. Ok, grazie anche per questo messaggio Questa no, è un'accusa perché non si fortissima sente tante volte. e l'Italia sta facendo una grandissima guerra al doping. Trovo anche che sia sbagliato fare di tutta l'erba un fascio, quindi Certo, dire certo. ok, in una nazione, come succede per i paesi dell'est in alcune discipline, come ad esempio il sollevamento pesi, molti atleti sono positivi al doping, allora leviamo quella nazione dai Giochi Olimpici. No, questo è sbagliato. Quello che bisogna fare, secondo me, è una sensibilizzazione a tutto questo, perché si crea l'immagine che un atleta forte lo può essere soltanto da dopato. E non è vero. Esiste il talento, però hard work pays off. Quindi il duro lavoro batterà sempre il talento. Grazie. Ultima domanda. Augusto Gesso, da qua in poi, Da qua in poi. cosa cambierà? Cosa vedremo nel tuo futuro? Cosa ci aspetta dopo Allora, io questa intervista? Ok. spero tanto show, che lo show must go on, che lo show continuerà e continuerò ad avere il profilo alto sui social, perché È è giusto importante così, anche è quello. importante perché tanto lo so che tutti lo criticano, che però alla fine la gente vuole vedere anche questo perché poi si stufa di vedere soltanto gente seria che fa cose. Quindi ogni tanto avere gente poco seria che fa cose, come Coach Augusto Gesso, è importante che ci sia e tranquilli che continuerà ad esserci. Cosa Augusto Gesso, Coach Augusto Gesso nei prossimi anni? Sicuramente l'obiettivo di raggiungere performance sempre più alte. E questo dato... Sicuramente sarà così. Voglio dedicarmi anche tanto al coaching, perché poi comunque sia il percorso sarà questo, uscire sempre di più dal palcoscenico come atleta Ok. e tutta l'esperienza fatta comunque sia trasmetterà ad altri.
e pensare un po' a tutto quello che ho trascurato in questo periodo. E ho trascurato tante cose, Cose tue private, cose immagino, mie private, certo. sì, certamente. Adesso sto riottenendo un equilibrio, ho vicino a me, credo, la persona giusta. Ok. E quindi voglio concentrarmi su questo, e anzi sono sicuro che il fatto che ho proprio vicino a me la persona giusta mi aiuterà a performare ancora meglio il prossimo anno, quindi sì. Prossimo anno tante cose belle, tanto show, tanto tanto show. Crostatine e senza cintura. Crostatine e senza cintura, baby. Ago, io ti ringrazio di Grazie a te, tutto, ti Andrea. auguro il meglio.